Intanto grazie a tutti voi davvero per esserci, grazie Giovanni e grazie anche a chi ci segue in diretta Facebook, oggi addirittura dal nostro coordinamento editoriale in persona di Francesca Centofanti, grazie a tutti davvero. È la prima volta che faccio una presentazione, chiamiamola così, intervistata, quindi la domanda ha in realtà uno svolgimento che prevede anche una rivelazione, che è la prima volta che faccio. O capiamo, moriamo, in realtà è il secondo libro di una trilogia, sono tre libri che ho immaginato. Il primo, Voglio la mamma, era il libro che annunciava la mia uscita da un percorso, ero stato parlamentare della Repubblica a sinistra col Partito Democratico e volevo spiegare perché rompevo con quel mondo. E l'analisi era un'analisi sulle cose che potevano accadere e che mi intimorivano, che vedevo all'orizzonte e avevo paura diventassero leggi, tant'è che io parlavo appunto delle unioni gay, delle questioni legate al biotestamento, del tema del divorzio breve in Voglio la mamma, che io definisco un libro che ha portato sfiga, che purtroppo sono realizzate queste cose, per cui è successo che effettivamente quell'allarme lanciato 4 anni fa, perché Voglio la mamma di 4 anni fa, ha visto svilupparsi esattamente quell'analisi, cioè quel tipo di pericolo era effettivamente all'orizzonte e non era il lancio dell'urlo di Voglio la mamma, era guardate che non è una roba da convegni. Non è che ci facciamo una discussione, un dibattito, questi faranno le leggi e diventeranno cose vere, cioè cose che si incarnano, cioè tutto in affitto diventerà veramente il politico italiano di sinistra che si va a comprare il bambino e usa il corpo della donna per... Ed è successo, purtroppo è successo esattamente in maniera molto evidente e le leggi si sono materializzate attorno a questa idea, che è un'idea fondamentale, attenzione, il grande sconto di questo nostro tempo, e le presentazioni Voglio la mamma raccontavano sostanzialmente questo, è lo scontro tra quelli che vedono le persone come cose e quelli che ritengono che invece la persona abbia sempre una sua dignità e non possa mai essere considerata cosa. Se tu reifichi la persona, cioè la fai diventare cosa, allora sì, davvero, una donna puoi affittarne l'utero, un bambino lo puoi abortire, un ovulo lo puoi prendere una ragazza di 19 anni bombardandola ad ormoni, un anziano lo puoi sopprimere con l'eutanasia, perché tanto è una cosa, e una cosa fallata può essere eliminata. Se invece c'è la dignità della persona al fondo della visione complessiva, la dignità della persona fa sì che tu accanto al più debole sia con più solidarietà schierato, e quindi mai possa tu far leva su una sua debolezza per comprometterne la dignità fino addirittura all'eliminazione fisica del debole, o addirittura a considerare la persona come merce. Quando tu dici utero in affitto è evidente che consideri la donna merce, il bambino che nasce da lì viene strappato alla donna che l'ha partorito, è un oggetto di transazione finanziaria, cioè commercio. La grande luce Voglio la mamma era quella, attenti sta per arrivare, o capiamo o moriamo è arrivato, è il libro che dice guardate che tutto questo è già successo, sta succedendo, accade, le leggi sono ormai approvate, l'iter è a valanga e c'è bisogno di una risposta, o capiamo o moriamo a questa dicotomia, scegliamo da quale parte stare, capire razionalmente quello che sta accadendo e fronteggiarlo con una resistenza, oppure soccombere a quello che sta accadendo. C'è poi un terzo libro che scriverò come epilogo di questa trilogia, che sarà l'esito di questa battaglia. Avremo resistito o avremo perso? E il racconto sarà un libro di copertina bianca, che ancora non ha un titolo, perché voglio e spero che sia una conclusione lieta di questa trilogia, e però racconterà quello che sostanzialmente stiamo costruendo in queste settimane, l'esito che tutto questo avrà e impatterà nella società italiana. Saremo stati così bravi pure a mani nude da
da fermare questa deriva verso l'inferno, oppure saremo sprofondati verso gli inferi. Questo è il lavoro che si sta organizzando nella mia testa per il prossimo libro che concluderà la trilogia aperta con Voglio la mamma. Senti Mario, la famiglia sembra tornata un po' al centro del dibattito politico ultimamente. Tutti da destra a sinistra ne parlano in vista delle elezioni. Sconti, defiscalizzazioni, hanno pure scoperto la denatalità. I partiti sono credibili o definitivamente screditati sull'argomento? E cosa bisogna fare per invertire la tendenza? Guarda Giovanni, la cosa che mi ha impressionato è proprio di oggi. Io oggi ho fatto una puntata, per chi l'ha seguita, su quella piccola televisione che abbiamo, appunto, grazie a Emanuela Congiluppi, a Francesca Centofanti, a tutto il gruppo editoriale di Popola Famiglia TV, la mia trasmissione si chiama Stampa e Vangelo, è la prima puntata del 2018 che ho fatto stamattina, e poiché si chiama Stampa, diciamo, ho guardato i giornali di oggi. Oggi sui giornali trovate sul Corriere della Sera un rapporto Istat che dice che 5 milioni e mezzo di donne fertili italiane non hanno figli, esattamente il 50% delle donne in condizioni di fertilità che potrebbero aver figli, il 50% non ne ha. Questo dato è oggettivamente impressionante, l'ho paragonato con i dati statistici. Io ho questa malattia, O capiamo o moriamo, per chi l'ha letto, è un libro fondamentalmente nutrito di dati, di numeri, di fatti, non è una predica, è un racconto attraverso i numeri di ciò che sta accadendo. Negli anni 20 o 30, gli anni, diciamo così, del fascismo regnante, del dominante, del totalitarismo, la media di figli in Italia era 3,51 per donna. Alla fine degli anni 70, quindi comunque in pieno tempo di secolarizzazione, i movimenti dopo il 68, era comunque intorno a 2 figli per donna. Oggi siamo arrivati a 1,2 figli per donna, 1,27. È chiaro a tutti che una società che ha questo dislivello, raccontati non capiamo o moriamo, con i dislivelli tra nati e morti, 670.000 nati morti, meno di 400.000 nati italiani, 300.000 di dislivello, cioè moriamo molto più di quanto nasciamo, è evidente che una società così è destinata a finire, a essere travolta. Non è un'opinione di Mario Ninolfi il retrogrado, è un dato di fatto matematico. 300.000 li perdi ogni anno, in 3 anni ne abbiamo persi 1 milione, in 30 anni ne hanno persi 30.000. Io ho il passaporto straniero in tasca, quindi non potevo averlo anche volendo. Ma è ovvio che questa è una sostituzione che poi ha impatto immediato in che termini? In termini prima di tutto di abbattimento del salario, perché questa è manodopera a basso costo. Cioè la finalità fondamentale, ricordatevi sempre, di tutti questi meccanismi è il denaro. Tutto ciò che regge il mercato del mutuo in affitto, tutto ciò che regge il mercato della cosiddetta ideologia gender, tutto ciò che regge il mercato dell'eutanasia, della suicidio assistito a 15.000 euro a iniezione, sono tutti grandissimi e vergognosi business sulla pelle dei più deboli. E anche la tratta di carne umana sostanzialmente, che sistematicamente viene portata avanti per sostituire e costruire questa dimensione in cui questo vuoto viene riempito in questa maniera, è nient'altro che un'azione che fa danno sul più debole e fa danno in particolare sulla famiglia salariata in Italia, perché la famiglia salariata in Italia si trova con due difficoltà: il lavoratore eventuale avrà un abbattimento del suo profilo salariale. Se c'è tanta manodopera a basso costo, il suo valore si abbassa. I giovani non trovano occupazione. Oggi sono esaltati perché in Italia c'è solo il 33% di disoccupazione giovanile. È un detto grande successo del governo Gentiloni. C'è solo il 33%. In aree vastissime del paese siamo oltre il 50%.
e un segmento di questo paese, una parte di quella disoccupazione finisce direttamente a essere manovalanza della criminalità organizzata, un trionfo. Noi neanche riusciamo più a leggerli questi dati. La disoccupazione in America è del 4,1% e la considerano alta. Noi leggiamo dati come il 32%, diciamo, oh, quest'anno è andata bene. Perché è scattato un meccanismo di assoluta irrazionalità. Noi non ragioniamo più, non compariamo i dati, non vediamo ciò che avviene, non siamo capaci più a leggere la realtà, ce la facciamo leggere quotidianamente dai sistemi mediatici. E come dei babbalucchi, diciamo, vabbè sì, tutto sommato 32%, va bene, su, dai, quest'anno vai, forza Roma. Allora io credo che il nostro serio problema, quando si parla di famiglia, arrivano i partiti, no? Sotto campagna elettorale, ogni campagna elettorale, il tema centrale è la famiglia. Poi vi prego, Google esiste per tutti, è come Dio, andate là. Andate sopra e cercate quoziente familiare, cioè la proposta di riduzione fiscale a favore delle famiglie. Oh, sono 20 anni che in tutte le campagne elettorali fanno la proposta del quoziente familiare. Angelo, lui è un esperto in materia, famiglie numerose, quello interessante, l'hanno mai neanche lontanamente applicato, di destra, di sinistra, con 100 deputati di maggioranza, con le maggioranze blindate. Sì. È mai successo, diciamo, ma non dico approvato, fatto la proposta di legge per finta in Parlamento? Sempre in campagna elettorale. Solo la campagna elettorale, non sempre, solo la campagna elettorale. È un tema che sentirete fino al 4 marzo. Dopodiché comincia la convegnistica cattolica, che è la cosa più bella del mondo. Per 5 anni faremo convegni cattolici chiedendo il quoziente familiare. Finiremo la legislatura, come abbiamo finito questa, andando alla conferenza nazionale sulla famiglia chiedendo il quoziente familiare. Finché per l'ennesima volta ci sarà un patuan, cioè un ministro dell'economia, che salirà e dirà: ragazzi, non c'è una lira, non avete capito? Non vi diamo niente. A Banca Etruria, a Montepaschi Siena, alla Banca Veneto, alla Banca da salvare gli amici, 20 miliardi di euro, sì. I 3 miliardi di euro che servono per fare il quoziente familiare, amici cari, no. Quelli non ci stanno mai. E io lo dico sempre, cioè, come si fa a credere? Come si fa davvero ad andare lì? Adesso io l'ho scritto, l'ha letto Giovanni, in un articolo sulla Croce pochi giorni fa. Ho detto, ma ancora andate a chiedere gli impegni ai partiti, cioè ancora veramente facciamo sta pantomima che loro firmano e dicono e noi diciamo bravo, hanno firmato, diciamo firmano tutti, e noi diciamo grande, grande vittoria del mondo cattolico, ecco la firma sul documento fondamentale delle famiglie italiane, carta straccia. Ma non è che ce lo dobbiamo far raccontare per l'ennesima volta dopo 25 anni, anche nel 2018, eh? Perché la prossima volta, spero vi sia chiaro, è il 2023. È il 2023. E entro il 2023, ve l'ha spiegato chiaramente Laura Boldrini, salendo proprio sul palco della Conferenza Nazionale della Famiglia, entro il 2023 la famiglia non ci sarà più, ci saranno, l'ha detto la Boldrini, le famiglie. E hanno già spiegato con chiarezza, facendo quella legge che noi abbiamo contestato così duramente con il Family Day, che questo significa una cosa molto precisa. L'avete letta la legge Cirinnà? La legge Cirinnà è composta da 2 capitoli. Capitolo primo, unioni civili omosessuali. Capitolo secondo, unioni di coppia eterosessuale, coppia di fatto eterosessuale. Sono unioni civili uguali, stanno nella stessa legge. Ma uno è omosessuale, l'altro è eterosessuale. Qual è la grande novità della, della legge di Cirinnà? La pensione di reversibilità. A chi l'hanno data la pensione di reversibilità? Solo la parte A. Solo la prima parte della legge. Solo le coppie omosessuali. Quante sono? 2000. Hanno usato la legge in 2000. Quanto sono le coppie di unione civile eterosessuale, cioè coppie di fatto? 1 milione. Allevano 700.000 bambini. Se muore il compagno in una coppia del genere, la compagna ha niente.
Io vengo dal nord Italia, dove a Schio un architetto 71enne si è messo con un batterista jazz 50enne, non sono omosessuali, e l'ha detto chiaramente: lo faccio per passargli la pensione di reversibilità. E allora è stato detto: questa è una truffa, non si può fare. E hanno chiesto l'interpretazione autentica a Monica Cirinna, cioè la legislatrice. E lei ha detto: no, no, va benissimo. E pur di aumentare i numeri di questa cosa ridicola, ha detto: va bene pure quella roba lì. Ora attenzione però, se tu inneschi un meccanismo del genere, questo meccanismo cosa prevede alla fine dei giochi? Prevede un meccanismo torbido, perché finché lo fai a Schio, vabbè, ma io sono meridionale, quando lo scoprono dalle parti mie, a Nocera Inferiore, dalla parte dove è nato mio papà, e vedrai il fiorire di coppie al Gobbalino. Sono stato costretto a scrivere sulla croce un editoriale intitolato "Mollate le mogli e puntate ai suoceri". Ma perché? Perché vanno fatto pure il divorzio breve, in 6 mesi ve levate dalle scatole la borbottona, ve puntate il suocerino 80enne e beccate l'asseguccio, ragazzi. Ora è una battuta, no? Fa ridere. Però qual è l'elemento? Che l'elemento di irrazionalità è entrato nel sistema. Quando tu inserisci un elemento di irrazionalità in un sistema in cui la pensione di reversibilità serve a far cappare mia madre, che ha perso papà, cioè il marito, dopo 50 anni di vita l'anno scorso, dopo tutta una vita trascorsa a fare la madre e la moglie, e tutto ciò che le rimane adesso è la pensione di reversibilità, che è un istituto che è stato pensato dai nostri padri, perché l'Italia è fatta così, a differenza di altri paesi. Ancora oggi, pensate, ancora oggi, nonostante tutto ciò che è stato fatto contro la famiglia, 29 milioni di italiani regolarmente sposati, 29 milioni che allevano 15 milioni di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, che si fanno carico di 3,8 milioni di disabili, perché se non c'è la famiglia, alla disabilità non ci pensa nessuno, che si fanno carico degli anziani non autosufficienti, e a questa struttura che si chiama famiglia la politica osa non dare nulla e dire che adesso bisogna pensare alle famiglie. Ma la famiglia è una sola, e non perché lo dice Maria Di Nolfi o i Sacri Testi, perché lo dice la Costituzione Repubblicana all'articolo 29: la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Signora Laura Boldrini, la famiglia è una sola, non ce ne sono altre. Non perché lo diciamo noi, perché lo dice la Costituzione Repubblicana, che lei, signora Presidente della Camera, non conosce. Allora il tema fondamentale è dire alla politica: non prendeteci in giro. Prenderci ancora in giro dopo tutto questo tempo, dopo tutti questi anni, fatevi uscire fuori il cuore del giocatore di poker, è un bluff scoperto. Non si gioca a carte, a poker, giocando in bluff se le carte sono già giù, perché è un bluff scoperto, hai perso. E allora adesso sta alla famiglia vincere, chiedendo impegni non di carta straccia, ma diventando protagonisti davvero del percorso che può far diventare l'Italia costruita sulla famiglia un'Italia in cui si torna a investire sulla famiglia. Investire sulla famiglia è l'impegno vero che dobbiamo non assumere, ma realizzare. E noi un'idea per realizzarlo ce l'abbiamo, ed è ovviamente la proposta che portiamo avanti come Popolo della Famiglia, come soggetto politico. Ho scelto di fare delle domande per questa presentazione, perché ho visto su YouTube le presentazioni che lui ha fatto altrove, no? Allora c'era il tipo che stava al posto mio, faceva la prima domanda la prima volta e poi stava zitto per un'ora e mezza, no? E c'aveva una faccia da fesso, poverino. Allora ho detto: senti, io non è che sono molto intelligente, però fammi fare almeno la parte del giornalista. Allora vediamo se riesco a farti un'altra domanda intelligente. Allora,
Volevo chiederti un giudizio sulla 17ª legislatura che si è conclusa, in particolare un tema: cattolici in politica o cattolici politici? È di gente la domanda. Molto intelligente anche quella, delle reminiscenze storiche. Pensate che un secolo fa, prima di Giovanni Fiori, si discuteva se bisogna essere deputati cattolici o cattolici deputati, era una cosa insomma che aveva la sua sfumatura. Vi parla dopo il giocatore di poker che laureava in storia, diciamo così, metto un po' insieme tutto. Giudizio sulla 17ª legislatura. Signore, io facevo parte della 16ª legislatura come parlamentare. E io sinceramente, quando decisi di lasciare il posto da parlamentare del Partito Democratico, lo feci intanto per la rottura sostanziale con quel mondo. Avevo subito nel PD due processi per omofobia, tutte robe piuttosto folli, perché dicevo semplicemente che i bambini nascono da una mamma e da un papà, e quella sembrava una cosa molto eretica nel PD. Allora ho dovuto rassegnarmi al fatto che la mia casa fosse altrove. E quindi lasciai il Parlamento e lasciai il Partito Democratico. Ma lo feci anche, la decisione di non ricandidarmi nacque anche dal fatto che analizzai i dati di quella legislatura. Io ero stato costretto a votare, come tutti, centrodestra e centrosinistra uniti, perché noi votavamo tutti uniti, i provvedimenti del governo Monti. E vi devo dire la verità, io pensavo pure che quella roba mi avevano convinto. Vi ricordate il 2011, quel clima strano in cui, no, arriva Monti, salvatore della patria, perché altrimenti i mercati, bla bla bla, lo spread a 575, il Parlamento tutto integrale, la centrodestra e la centrosinistra votava tutto insieme qualsiasi provvedimento. E io alla fine lessi i dati quando si chiude la legislatura. Avevamo toccato 2.000 miliardi di euro di debito pubblico, e io lo considerai un livello insopportabile. Sostenevo Monti anche perché mi pareva sensato ridurlo il debito pubblico, loro erano di quelli che teorizzava la riduzione del debito. Invece toccammo 2.000 miliardi di debito, raggiungemmo il 10,5% di disoccupazione generale, l'Istat e il 30% di disoccupazione giovanile. L'Istat certificò che c'erano 3 milioni e mezzo di poveri in condizioni di povertà assoluta in Italia, di cui 1 milione e 100 mila famiglie in quel tipo di situazione. In più arrivavano 75.000 immigrati sugli sbarchi dell'ultimo anno, e io dicevo: non siamo in grado neanche di controllare quella roba là. Il bilancio della 16ª legislatura è fallimentare. Siamo una classe dirigente che non ha capito niente, ha sbagliato tutto, e avevamo, come dire, l'unità di tutto il Parlamento, quindi potevamo decidere di fare cose migliori, evidentemente. L'abbiamo fatta male. Ed è giusto che se prendi atto di questo non ti ricandidi. Sono stato l'unico a fare questa valutazione. Oggi vi dico quali sono i dati macroeconomici della fine della 17ª legislatura. La disoccupazione generale non è al 10,5, è all'11,7. E attenzione, all'11,7 dopo 3 anni di ripresa economica. Noi facevamo il 10,5 quando c'era la tempesta assoluta, la recessione che durava da 3 anni, dal 2008. Noi siamo a 3 anni di ripresa del PIL, che ci dice sempre Paola: siamo in ripresa, siamo in ripresa, siamo in ripresa, ma la disoccupazione è di più. La disoccupazione giovanile, come ho detto, è al 33% e stanno sventolando le bandiere. Il debito pubblico è a 2.300 miliardi. Sono riusciti a fare 300 miliardi in una legislatura di debito pubblico sul debito pubblico. Gli italiani in povertà assoluta, cioè che non arrivano a fine mese, sono 5 milioni, 1 milione 282 mila famiglie. Avere più di 3 figli equivale a essere in povertà. Il bilancio, cioè, a ogni intervista voi sentirete dire questo: sì, ok, queste sono le condizioni, perché questi sono dati, e come capiamo, moriamo, sono numeri, non è... Agliotti è brutto, cattivo, omofobo, razzista, è quello che volete, ma mai un dato è stato contestato di questo libro, perché i dati sono questi. Sui numeri non mi sbaglio. Quando fanno l'intervista che vi dicono, boh, volete sembrare intelligente subito, fate prima.
quando fanno l'intervista a Renzi, a Gentiloni, ma pure a quelli del centrodestra che hanno sostenuto il nostro governo, come dicono, eh sì, Denis Verdini tutto orgoglioso, no, il braccio destro di Berlusconi. Sì, sì, è vero, i dati sono indubitabili, siamo messi malissimo. Ma abbiamo fatto le unioni civili. Ma abbiamo fatto il biotestamento, signori, con un'Italia messa così, l'emergenza delle ultime due settimane della legislatura è stata come uccidere i malati per fame e per sete. Brillantissimi, era la grande emergenza del paese. Cosa aspettavamo se non questo? Una legge infame che non ha neanche il coraggio di essere l'eutanasia, ma che prepara l'eutanasia. Perché signori, questa legge, avete capito come funziona? Non ti dà, quando ti dicono ah DJ Fabbo dei Longobardi, wow, DJ Fabbo si è battuto tanto per la legge sul biotestamento, DJ Fabbo con la legge sul biotestamento non ci faceva nulla, perché non è stata introdotta in Italia una legge che poteva sopprimere DJ Fabbo. Può succedere sì che Elisa, una ragazza veneziana che è in coma da qualche anno, prima della legge non potesse essere soppressa e adesso invece, togliendole nutrizione e idratazione, cioè nella maniera più terribile e dolorosa del mondo, questa ragazza possa morire da qui a qualche settimana. Nella maniera più dolorosa del mondo, perché non c'è niente nel cervello umano che è preparato a subire la morte per sete. E se leggete come ho letto io quelle pagine terrificanti, le 133 pagine che raccontano come è morta Eluana Englaro, vi renderete conto di cosa significa uccidere una persona per sete. È una legislatura fatta da parlamentari infami ha ritenuto che questa fosse l'ultima emergenza del paese, da approvare subito, di corsa, con la sostanziale approvazione di tutti, 37 i voti contrari alla Camera su 630 aventi diritto, 37. Perché vi dico che è una legge che vi prepara l'eutanasia? Perché fra un anno queste parole che sentite dire da Maria Linolfi le dirà Marco Cappato. Vi dirà, è disumano uccidere per fame e per sete. Diamo loro il petto barbital, che è semplice, costa solo 13 euro e introdurrà il meccanismo dell'eutanasia attiva nell'ordinamento giuridico di questo paese per un atto di umanità, perché vi faranno vedere una storia come quella di Elisa, ve la racconteranno stavolta girando la telecamera in maniera che si veda tutta la sofferenza comportata da questo tipo di trattamento inumano e tutti noi diremo, ah, no, ci vuole il petto barbital. Io tengo questa trasmissione che si chiama Stampa e Vangelo perché ogni giorno riesco a trovare, unendo queste due letture, un qualcosa che mi fa capire cosa sta avvenendo. Il Vangelo di oggi è un Vangelo in cui Gesù dice al demonio che è dentro il corpo di una persona, taci ed esci da questo corpo. Noi siamo in preda a una condizione di indemoniati che stanno generando queste leggi, che non hanno nessun senso, se non uno. Quello comportante un clamoroso livello di risparmio sulle cure verso i più deboli. Lo racconto in Non capiamo, moriamo, l'ho raccontato in tutte le presentazioni. Questo libro ha 25 pagine dedicate a mio papà perché è la sua vita che ho voluto anche onorare con questo libro, la sua malattia, la sua sofferenza e la sofferenza di tanti che hanno a un certo punto della vita una diagnosi infausta, cioè possono solo morire, non c'è guarigione, e che scelgono la fatica terribile, che lo racconto come semplice, di percorrere tutto quel calvario. E non sto dicendo che è una cosa
da raccontare con la levità del santo, io non lo sono, è una roba dolorosissima, ma anche molto vera, è la vita, è ciò che devi saper affrontare, senza accanimenti terapeutici, senza cercare ciò che non ha senso, ma sicuramente vivendo quel momento, ricordando che la persona fragile è una persona che ha bisogno di più amore, non di morte, di più vita attorno a sé, non di cupezza che conduce al lutto. L'esperienza che ho fatto con mio papà mi ha fatto comprendere pienamente che curare mio papà, che era inguaribile, non poteva guarire, a curare mio papà è costato tanti soldi. Il primario che l'aveva in cura mi ha detto 500.000 euro. L'iniezione di pentobarbital costa, principio attivo, 13 euro. L'unica ragione per cui c'è questa offensiva in tutto il mondo a favore delle leggi sull'eutanasia è perché la vita media si sta allungando e devono abbattere progressivamente i costi non curando i deboli. L'eutanasia non è uno spazio di autodeterminazione, non ha nulla a che fare con la libertà e non a caso è un concetto giuridicamente introdotto dagli stati totalitari, dagli stalinisti prima in Unione Sovietica e poi praticato operativamente con la Action T4 di Adolf Hitler nella Germania nazista nel 1939. Con la soppressione di 70.243 disabili. Quella soppressione, annotata sui libri del Reich, viene annotata come elemento di risparmio economico. 3,50 Reichsmark per disabile al giorno, scrivono i nazisti. E comporta un meccanismo mediatico che dovreste andarvi a riguardare. Perché è esattamente quello che vi stanno facendo oggi. Sono tutte storie in cui le famiglie del bambino deforme che soffre e non ce la fa più chiedono al Führer di poterlo sopprimere consegnando la pace. È esattamente lo stesso meccanismo. Vi vogliono far credere che sia qualcosa che ha a che fare con la vostra dignità, la vostra scelta e la vostra libertà. E invece è semplicemente un meccanismo di controllo economico dei costi. Abbiamo passato l'estate insieme a batterci per salvare la vita a Charlie Gard. Penso vi sia chiarissimo che noi abbiamo fatto tutto il possibile, che la mobilitazione internazionale è stata clamorosa, che addirittura è riuscita a mettere insieme Papa Francesco e Donald Trump, cioè, no? Che sono intervenuti all'unisono per salvare la vita a Charlie Gard, che poteva essere curato secondo un protocollo di cura americano, a cui si è aggiunto poi un protocollo anche dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Quattro volte un giudice monocratico britannico è stato chiamato, monocratico, uno solo, a decidere, quattro volte ha sentenziato morte. Morte. I genitori lo volevano vivo, la comunità internazionale lo voleva vivo, i maggiori potenti della terra lo voleva vivo, ma la logica del denaro vince su tutto questo. Se tu curi, salvi Charlie Gard, i livelli di costo del sistema sanitario britannico esplodono, perché allora devi quel livello di cure a ogni disabile e allora devi cominciare a colpirne uno per educarne 100 e allora insegnare a sopprimere, anzi meglio a sopprimere prima della nascita, anzi a avviare meccanismi di diagnosi prenatale che come vedete sono sempre meno invasivi e che dicono sempre che c'è un livello di rischio per quella o quell'altra malattia che incentivano all'aborto. E così abbiamo il genocidio dei bambini Down, che in 5 anni non ne nasce uno in Islanda, e in Danimarca 1.800 concepiti, 2 nati. Se tu prendi una tipologia di persona umana e la sopprimi sistematicamente
uno dopo l'altro, ne fai sopravvivere due su 1800. Cos'è questo se non un genocidio? Come lo definite voi, genocidio? E continua sistematicamente a ogni latitudine. Non è che in Italia siamo più buoni, è il 91% di soppressione su 100 concepiti down in Italia, 95 in Francia. Ora, voi capite, tutto questo ha avuto un'evoluzione, a mio avviso, terrificante in questa 17ª legislatura. Sono state varate norme che non ce ne siamo neanche accorti, lo raccontate, non capiamo, moriamo. Vi rendete conto come è cambiata la società senza dirvi nulla un giorno di marzo del 2015, quando l'AIFA, telefonandosi col governo così, ha liberalizzato la pillola dei 5 giorni dopo? Così, dalla mattina alla sera. Prima, come qualsiasi cosa, io adesso come sentite non ho più la voce, sono raffreddato, ammalato, vengo da... Dice ancora che gira a maniche corte così tempari, bravo, sì, esatto. Avrei bisogno di un antibiotico probabilmente, non ho tempo di trovare un medico, se c'è uno in sala che me lo prescrive, grazie. Se fossi uno che ha bisogno di una pillola 5 giorni dopo vado al banco e me la faccio dare senza ricetta. Esito, consumo da 13.000 scatole a 600.000 scatole di Norleo e la One e di tutti i prodotti di questo genere, pillola di 1 o 5 giorni dopo. Qualcuno è molto contento di aver portato da 13.000 a 600.000 le proprie vendite. Effetto sulla natalità devastante. Effetto sulla cultura sessuale dei giovani devastante. Effetto sulla sessualità responsabile, sull'idea che uno ha del rispetto del proprio corpo. Una ragazza ormai pensa, dice vabbè, faccio, poi dopo se succede... non c'è problema, passo in farmacia e risolvo. L'aborto l'hai banalizzato e poi dici come mai l'Italia ha il più basso, io vi ho citato i dati del 2030 perché ho i dati più alti del mondo di natalità. In meno di un secolo siamo diventati il fanalino di coda del mondo in termini di natalità, grazie a queste politiche. Quando tu fai qualcosa del genere con una norma, Giovanni, quando tu cambi l'ordinamento giuridico, quelle norme cambiate fanno cultura, fanno costume, rendono purtroppo tutti noi, se sono peggiori le norme, peggiori noi stessi. E queste norme non sono peggiori, sono norme infami. Senti, volevo diciamo portarti a una riflessione. Molto, molto spesso noi cattolici siamo stati in qualche modo ingabbiati dal pensiero laico con la scusa di dirci: se volete non abortire, non abortite, ma lasciate che noi siamo liberi di farlo. Se voi non volete l'eutanasia, non la fate, noi la vogliamo, lasciateci liberi di farla. Se voi non volete drogarvi con la droga libera, non vi drogate, lasciate agli altri la libertà di farlo. Allora, questo, diciamo, relegare sempre la nostra, come dire, i nostri valori, no? Nell'ambito privato, ha fatto sì che la società sia mutata e naturalmente le conseguenze hanno toccato tutto il corpo sociale. Ti volevo domandare, secondo te, per completare anche la domanda che ti avevo fatto, che ruolo possono avere i cattolici e che ruolo devono avere in questa situazione? Cioè, noi abbiamo, come dire, la fortuna ancora di avere un punto di riferimento, no? Ma noi possiamo restare con le mani in mano? Cioè, che cosa sta succedendo in Parlamento con i cattolici che stanno in Parlamento? I cattolici che stanno in Parlamento, è evidente, non hanno contato niente, insomma, è chiaro. La legislatura, io studiavo le questioni delle unioni gay da quando, da ragazzino, mi battevo, come molti di voi. Il Family Day non l'abbiamo mica inventato noi, eh? Nel 2007 si fece un Family Day, vi ricordate, per i Dico, che era una legge, era acqua fresca rispetto a quella che hanno approvato adesso.
Facemmo quella manifestazione a Piazza San Giovanni, il giorno stesso, il pomeriggio stesso, Repubblica scrisse: con questa manifestazione la legge finisce nel cassetto, chiuso. Lo scrisse Repubblica, non c'era bisogno di fare interventi, niente, lo scrisse Repubblica. Ne abbiamo fatti due di Family Day, quindi solo Piazza San Giovanni, abbiamo pure riempito il Circo Massimo e 20 giorni dopo gli stessi che erano al Circo Massimo ci hanno tradito votando la legge Cirinna. Ed erano i cattolici, molto semplicemente. Guarda, io ormai neanche do colpa a loro, il problema è che se tu stai dentro quelle logiche, lo so perché ci sono stato, ho dovuto scegliere molto faticosamente di andarmene. Quando io ho scelto di andarmene dal posto di parlamentare, mio papà, quello che descrivo nel libro, non era contento. Il papà non è contento, il papà andava al bar, era tutto felice, oh, mio figlio è diventato onorevole, sì, no, e poi mi vedeva in televisione, il papà soffiava al petto. Il giorno di Natale, quando c'era l'assegnino, a 40 anni ancora c'era l'assegnino, che regalo non gli veniva mai in mente, sull'assegno scriveva onorevole dottor Maria Di Nozzi, perché io lì vai in banca e... Il giorno gli ho detto, papà, ho deciso che non mi ricandido e mi iscrivo alle liste di disoccupazione del mio mestiere, faccio giornalista, quindi devo ricominciare da là. Mio papà al telefono ha urlato un'aquila, non mi ha parlato per settimane. Cioè, gli sembrava una cosa totalmente irrazionale. Ma se non esci da quella logica ti fa fare tutto. Perché diciamoci la verità, in quel posto guadagni un sacco di soldi e non fai niente. Per cui alla fine trovi tutta una serie di autogiustificazioni che ti dicono, no, ma io mi sto battendo lo stesso, poi è il sistema che ci posso fare niente. Sono travolto. Perché è il sistema. Magari voti pure contro, così ti salvi la coscienza, stando attento che il tuo voto non sia determinante, ovviamente, eh? Perché se fossero stati in piedi quei 20 cattolici che avevamo a Family Day e che erano presenti nella maggioranza di governo, la legge Cirinna non si faceva, molto semplice. Bisogna avere solo un po' di dignità. Solo un po' di dignità. E mi meravigliano quelli che adesso vogliono andare a rivotarli, questi qua. Davvero incredibile. C'è uno spazio, se abbiamo quel tipo di coraggio, cioè di volerci mettere in gioco davvero e pagare tutte le conseguenze. Pagare tutte le conseguenze non è mica facile, eh? Ti massacrano letteralmente. Ma avete notato che oggi Papa Francesco ha fatto, cioè ieri ha fatto un discorso al corpo diplomatico denunciando le colonizzazioni ideologiche, parlando di cultura della vita, denunciando la piaga dell'aborto, contro l'eutanasia e su Repubblica quella sera. Non è che non c'era la notizia in prima pagina, non c'era una riga, non c'era una riga. Se volete sapere qualcosa di quel discorso, di leggere il Corriere della Croce, che ci ha aperto il giornale con quel discorso lì. Allora, questo cosa vuol dire? Che le leve mediatiche, se tu dici chi sono io per giudicare, stai in prima pagina 10 mesi. Se dici l'aborto è una piaga e il primo diritto da tutelare è il diritto alla vita, ti sei diventato un papa oscurantista. Questo vale ovviamente a maggior ragione per noi che non siamo papi, diciamo. A noi, altro che oscurantisti. È un massacro persino nelle relazioni personali, lo sai, no Giovanni? Lo sai, si paga il prezzo anche del mondo cattolico sulle relazioni personali. Per aver drizzato la schiena e accettato solo una via di dignità rispetto a questi percorsi. Si pagano prezzi enormi. I cattolici in politica non li vogliono pagare, quelli che attualmente ci sono vogliono incassare. Ma noi dobbiamo rompere questo equilibrio, io lo dico, lo teorizzo e lo faccio, lo pratico insieme a te e a tanti altri da molto tempo, perché se non rompi questo equilibrio il sistema inevitabilmente costringerà anche il più santo a ritrovarsi a trovare semplicemente autogiustificazioni al proprio fallimento. E questo noi non ce lo possiamo più consentire, perché fino ad oggi erano chiacchiere, adesso si è capito che fanno le leggi, cioè che fanno sul serio, si è capito che la prossima legislatura non farà più il biotestamento, farà l'eutanasia,
si è capito che non farà più l'unione civile, farà il matrimonio gay, si è capito che non farà più il tentativo sulla stepchild adoption, farà l'utero in affitto, si è capito che non farà la cannabis ricreativa, farà la toga libera, si è capito che questo è stato solo il primo tempo di una partita e che il completamento di questo primo tempo è la prossima legislatura repubblicana. E c'è chi dice dobbiamo aspettare, seminare, vedere, poi nel 2023 saremo travolti, perché la prima legge che approveranno, se vinciamo noi, si chiama reddito di maternità, 1.000 euro al mese alle donne che stanno a casa e vogliono crescere i loro figli, per ridare libertà alla donna. Io non le voglio più vedere le donne che vanno a spazzare le scale a 500 euro al mese e poi sono costrette dopo 10-12 ore di lavoro a tornare a casa e avere anche il sorriso mentre mettono il piatto in tavola. Voglio liberare la donna da questo tipo di condizionamento e di schiavitù. Se non saremo noi a vincere, non sarà il reddito di maternità il primo intervento. Sarà una legge che è stata la prima legge approvata anche in questa legislatura. Sapete qual è la prima legge che venne approvata nel 2013? Si chiamava legge sull'omofobia. Per fortuna approvata solo alla Camera, poi è stata insabbiata al Senato. Io sono presidente di un'associazione, Il Popolo e la Famiglia. Per un presidente di un'associazione, quella legge prevede per il reato fantomatico di istigazione all'odio omofobico la pena di 6 anni di carcere. 6 anni. Io, c'è Silvia lì fuori che ve lo può confermare, ricevo una denuncia a settimana. Una denuncia a settimana. Le varie associazioni, LGBT, bla bla bla. Si inventano cose che non sanno in cielo e in terra. Tant'è che ogni settimana vado al Palazzo di Giustizia e c'è un GIP, spesso ormai sono gli stessi, che è sotto il PM che gli dice ma qui c'è niente. Adinolfi ha detto solo cose vere, non c'è nulla che può essere configurato come diffamazione. E allora il PM chiede l'archiviazione e il GIP archivia. Io non sono stato mai neanche rinviato al processo, mai. Perché semplicemente quando vai a confrontarti sui dati di fatto in tribunale, i dati di fatto vincono. Se tu però fai una fattispecie di reato che si chiama istigazione all'odio omofobico, che è tutto e niente. Che cos'è l'istigazione all'odio omofobico? Basta trovare il magistrato che magari vuole farsi il titolo su Repubblica e i 6 anni di galera li becchi. Qui ragazzi, già è faticoso fare la serata qua, no Gianni? Già è faticoso farla così. Pensate se c'è la legge sull'omofobia. Allora, diciamoci la verità. La legge del 2013, passata solo alla Camera, è stata poi fermata perché i numeri al Senato erano ballerini. Ma state certi che la prossima legislatura, siccome l'hanno già detto Roberto Maroni e la Lega, avete visto, facciamo la transazione, il baratto, voi ci date l'autonomia, noi vi diamo l'omofobia. Siccome l'omofobia è gratis e colpisce solo noi, che non siamo omofobi, perché è certificato da tutte le sentenze, neanche sentenze, le archiviazioni della magistratura, noi non lo siamo. Io non ho mai scritto un'offesa o una parola contro un omosessuale che possa essere configurata come omofobia. Sono un cittadino contrario al matrimonio omosessuale e rivendico la libertà di poter dire che la famiglia è composta da un uomo e da una donna, e lo rivendico in termini costituzionali. Arriverà il momento in cui dovrò pagare col carcere, pagherò col carcere, sarà pure l'occasione per una buona dieta dimagrante, però spero ancora in un avvenire di libertà per questo paese. Senti, io volevo che tu ci dicessi una cosa, no? Tra poco ci saranno le elezioni e noi sappiamo che con questa legge elettorale basterebbe il 3% di sbarramento, superare il 3% per poter entrare in Parlamento. Ma che cosa può fare un partito così piccolo? Come può influenzare questo trend così incredibile? Ce lo spieghi un attimo? È molto semplice, può fare sostanzialmente tutto.
perché in un sistema elettorale proporzionale tripolare, cioè in cui tre poli sono competitivi più o meno tutti e tre su, attorno al 30%, chi più chi meno, nessuno detiene una maggioranza assoluta. Cosa è successo in questa legislatura repubblicana? Un partito che non c'ha il 3%, il partito di Alfano aveva il 2%, il 2%. Ha avuto per quel 2% determinante il Ministero degli Esteri, il Ministero degli Interni, il Ministero della Salute con Lorenzini, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Maurizio Lupi, il Ministero della Famiglia con Enrico Costa. Affari regionali. E famiglia, affari regionali e famiglia. Col 2%, Perché tu sei in questo gioco, che è un gioco che bisogna conoscere, siamo tutti, ma tu col 3% che vuoi fare? In questo gioco sei determinante. Ora, la differenza è su cosa vuoi essere determinante. A quel partito lì l'hanno pagato in poltrone. Come andava la vicenda del Family Day, lo ricordate? Vennero, dissero di sì, noi tutti con voi. Il giorno dopo, ministro Enrico Costa, 4 viceministri, 6 sottosegretari, viva la Cirinnà! E così è andata. Noi siamo quelli che cercano un consenso in una maniera talmente netta che non lo potremmo proprio fare un meccanismo del genere, perché non ci converrebbe, perché il consenso che ci avrebbe portato anche ad ottenere quel tipo di posizione è un consenso che evidentemente sarebbe non più presente in caso noi tradissimo quel tipo di mandato, perché è talmente ovvio. Quindi noi saremmo vincolati davvero da ciò che andiamo dicendo in queste serate nella nostra campagna elettorale. Quindi ci pisterebbero pure, dice Mico, giustamente, ci avrebbero pure ragione, diciamo. Quindi cosa può fare? Ve lo dico semplicemente cosa può fare. Un gruppo parlamentare di questo genere, se tu, e sarebbe stato bello che fosse avvenuto quando hanno provato a fare l'approvazione della legge Cirinnà, è molto semplice Gianni, s'alzava in piedi il capogruppo della forza di maggioranza che esprimeva quei ministri, si alzava in piedi e diceva 10 semplici parole: signor Presidente del Consiglio, noi le togliamo la fiducia. Fatto, risolto. Volevi fermare il biotestamento, caro Maurizio Lupi? Volevi fermare il biotestamento perché lo consigli una legge sbagliata, lo hai detto in televisione, ti alzi durante la discussione sul biotestamento e dici: signor Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, i miei parlamentari le tolgono la fiducia. E con equilibri così ristretti, ricordatevi che senza i 5 senatori di Denis Verdini, 5, non sarebbe mai passata la legge Cirinnà. Denis Verdini, principale braccio destro di Silvio Berlusconi, ricorda, per chi non lo conoscesse. Con questi numeri noi possiamo andare a fare, noi non vogliamo andare a fare i Pierini che dicono no poi, noi sicuramente saremo presidio e bloccheremo, ma sarebbe implicito, la nostra presenza in maggioranza renderebbe implicita l'impossibilità di farvi varare quel tipo di leggi, se no non ci metti in maggioranza, questo è tanto chiaro. Saremmo all'opposizione di un governo PD 5 Stelle, per essere chiari, vorrei che, insomma, se fanno il governo PD 5 Stelle, poi la famiglia sta all'opposizione, con tutta chiarezza. Ma noi, se fossimo determinanti, potremmo costruire le condizioni per imporre, io lo ripeto, per decreto legge al primo Consiglio dei Ministri il reddito di maternità, per imporre la riforma fiscale del quoziente familiare, per imporre la libertà scolastica in materia di libertà per i genitori, di non dover per forza mandare i figli a questa scuola di Stato dove il patto, cito ancora Papa Francesco, tra scuola e famiglia si è rotto, perché è un patto che non sussiste più, in particolare dopo l'arrivo del gender nelle scuole, ma non solo. Noi saremo lì a costruire le condizioni affinché l'Italia riparta dalla famiglia, perché quello che c'è di bello nell'investire sulla famiglia, cioè restituire un po' di denari anche alla famiglia, è che attraverso la famiglia ripartirebbe completamente il ciclo economico. Quelli che pensano di fare il Movimento 5 Stelle, avete letto la proposta fondamentale, si chiama reddito di cittadinanza, 780 euro a tutti. Ora, se tu dai a un giovane 780 euro, quello lì non ti combina niente, e sta fermo, non produce, non fa, non crea, non innova,
non si assume la responsabilità, cioè, vabbè, tanto c'è un reddito di cittadinanza. Subito Berlusconi, queste cose gli piacciono, l'ha chiamato reddito di dignità, di più, da mille che Berlusconi è Berlusconi, no? E invece tu non devi fare questo, tu devi investire sul soggetto fondamentale di questa società, che è il soggetto negletto e che ci manca, le mamme, le mamme. Noi ripartiamo da là, la voglio la mamma, noi ripartiamo dall'idea splendida, che è ancora l'idea di ogni quadro bello che abbiamo in mente di una Madonna con un bambino. Da lì vogliamo ripartire, vogliamo vedere ripartire l'Italia da là, perché se quei soldi arrivano in quella famiglia, quel bambino c'è, quella famiglia spende, i consumi ripartono, la ripresa diventa vera, l'Italia torna a essere quella che era quando aveva 1.600.000 nati, non 400.000, perché l'Italia in Gran Bretagna quei governi di centrodestra, in Francia, in Spagna, due governi di centro-sinistra. Ma ragazzi, se andiamo al confine qua, in Slovenia, i nostri fratelli sloveni gli hanno approvato a forza la legge sul matrimonio omosessuale, ma poi si sono organizzati, cittadini, popolo, conferenza episcopale slovena, cioè i vescovi sloveni, hanno convocato un referendum e hanno vinto. Pastori e popolo insieme hanno vinto, cancellando quell'infamia da quell'ordinamento giuridico. Scendendo in Croazia, i croati hanno messo in Costituzione che il matrimonio è solo tra uomo e donna. Non vi devo dire la Russia, non vi devo dire l'Ungheria, non vi devo dire la Romania. In Polonia 1.500.000 di polacchi hanno circondato il paese per ogni confine pregando il Santo Rosario, e abbiamo avuto l'infamia davvero qui in Italia di chiamarli fascisti, quando quel popolo è stato travolto dal nazismo oltre che dal comunismo e ha sempre saputo tenere la schiena dritta, e a quel popolo va solo il nostro applauso e il nostro onore, perché quello è un modello e non è un modello casuale. Perché negli Stati Uniti, io non sono un trampiano, diciamo, no? Poi qualche volta lo fanno diventare, mi scrivono sempre se è divorziato, se è risposato a Las Vegas, eccetera, eccetera. E ricordo sempre, Hillary Clinton, Paolo Gentiloni e Matteo Renzi sono regolarissimi sul matrimonio. Donald Trump c'ha 3 mogli. Però poi quando hanno fatto il dibattito sul... l'ultimo dibattito prima delle elezioni americane, sull'aborto, Hillary Clinton sosteneva la partial birth abortion, cioè l'aborto a nascita parziale, non un mese di gravidanza, fai il parto, il bambino esce tranne la testa, schiacci la testa che sta nel corpo della donna. Donald Trump ha detto io metto il bando alla partial birth abortion. Durante quel dibattito, quando Donald Trump ha detto questo, io mi sono alzato in piedi e ho detto io questo uomo lo voto. E così hanno fatto i cattolici del Minnesota, del Wisconsin, dell'Ohio, per poche decine di migliaia di voti che si sono spostati quella notte probabilmente, e sono passati dall'astensione al voto a Donald Trump. La sera prima delle elezioni, vero Francesco? Tutti quanti dicevano vince Hillary Clinton. Io venni intervistato a Radio 24 e dichiarai vince sicuramente Donald Trump, unico in Italia. La sera delle elezioni facevo la diretta a Popolo della Famiglia TV, facendo fare la nottata alla povera Centofanti, mi dai 4 di mattina. E tutti quanti in Italia continuavano a leggere i dati senza capire quello che stava accadendo. E io dal Popolo della Famiglia TV ho detto, guardate che con questi dati Donald Trump è presidente. Donald Trump, che resta con i suoi milioni di difetti, perché poi il Signore sa fare luce tramite le lampadine fulminate, come dico sempre, no? E quindi fa qualche cosa, ora combina pure con me. Donald Trump è uno che poi qualche mese dopo è andato a fare un discorso a Piazza Krasinski, torniamo in Polonia, il 4 luglio ha fatto il discorso a Piazza Krasinski. Voi sapete che il 4 luglio è un giorno importante per gli Stati Uniti, è l'Independence Day, no? Lui ha voluto farlo in Polonia l'Independence Day, per andare a Piazza Krasinski davanti a 1 milione di persone, e il testo di questo discorso lo trovate in Non capiamo, moriamo, con il link al video del discorso, perché c'era davanti tutta questa folla sterminata.
non trovate ovviamente una riga sui giornali italiani, ma il discorso è impressionante, perché Donald Trump davanti a questo milione di polacchi dice: voi siete stati piegati da tutte le dittature, avete conosciuto la notte della libertà, vi è stato cancellato e tolto tutto, anche la dignità, ma siete rimasti quelli che siete sempre stati. E poi da un gruppo di operai, dagli ultimi, dei cantieri Lenin di Danzica, aggregati attorno all'immagine di una Madonna nera, la Madonna nera di Częstochowa, è partito un vento di speranza, perché lo avete sentito arrivare da un grande uomo santo che in quel momento vi ha condotto fino alla piena libertà, che voi avete declinato con tre sole parole: We want God, noi vogliamo Dio. Ma quale leader del mondo o italiano avrebbe mai pronunciato un discorso così? È questo che ci manca. È questo che ci manca. Ci manca quel po' d'orgoglio che ci fa andare in giro a essere cristiani anche se siamo imperfetti, perché abbiamo paura di essere additati. Ah, ma come, lui fa il cristiano, però c'ha quello, quell'altro difetto, quell'altro ancora. E allora siamo lì, nella nostra sacrestia, belli acquattati, diciamo che quello c'ha quell'altro difetto, quell'altro... E poi il mormorio fra di noi, e il pettegolezzo cattolico. Vero che è così? È esattamente così. E non facciamo un cazzo. E questo è. Dio per... Aia, questa è la seconda. No, è la poggia. Cioè, questa si taglia. Questa si taglia. E invece dobbiamo fare proprio tutto il contrario. Invece dobbiamo alzarla sta voce. Alzarla. E dire come tutti quelli che stanno nella notte della libertà, perché noi ci siamo davvero, che adesso è tempo di riproclamarlo come hanno proclamato i polacchi: We want God, senza vergogna, vogliamo un'Italia cristiana che sappia riconoscere la propria radice. Non è un discorso bigotto, è un discorso che riconduce a ciò che profondamente noi come popolo siamo. Questo è semplicemente questo. Se sapremo essere questo, saremo degni dell'appellativo di cristiani. Se saremo quell'altra roba là, siamo dentro il chiacchiericcio, e il chiacchiericcio non è storia, è polvere. Grazie Mario. Allora, io, per rispettare i tuoi tempi che ci eravamo, diciamo, prefissati, abbiamo 3 minuti, mi pare, per la sì. Io vorrei chiedere al pubblico se ci sono domande. Fate anche domande piccanti, perché per esempio lui ha parlato che è un esperto di poker. C'è stata una signora prima, che io amo veramente, che è meravigliosa, che mi ha detto: ma noi abbiamo saputo che a Dinolfi si guadagna da vivere nelle pische. No, adesso non così, così è un gioco d'azzardo. Questo è il chiacchierì, certo. Ho solo fatto 2 volte la finale mondiale, ragazzi, non era proprio una bisca, insomma, era una cosa un po' più... Quindi sappiatelo che tra pochi giorni partirà la campagna mediatica che cercherà di distruggerci. Ah, fino a oggi? Lui ha fatto i campionati mondiali, come esistono i campionati mondiali di scacchi, in America esistono i campionati mondiali di poker, lui è un campione perché ha pure vinto. Allora, chi è che desidera fare qualche domanda? Allora, vado io direttamente. Non tutte sul poker, però. Siete fantasiosi. I piccati sono di più interessanti, però. Una domanda e anche una riflessione. Io la mia storia è che sono stato uno dei fondatori del sindacato delle famiglie, nel 1981, quando Giovanni Paolo II ha detto: cattolici, credenti, chi per esso, o vi unite e combattete anche a livello economico per le cose in cui credete, o sarete vittime delle cose in cui vi smirate o sembrate. Ho fatto un'esperienza dentro il forum delle famiglie, in cui ci ho fatto studi sul quoziente familiare, sul fattore famiglia, mille studi, come uno che mette continuamente a folle, non mette mai la marcia.
Io l'ho detto, ha soltanto contentissimo quando è nato proprio il partito, perché tanto alla fine le cose si fanno con i voti. Bravo. Io già a piazza San Giovanni, già non ero venuto, sapevo come finire. Io finiva con la pacca sulle spalle e c'era il contrario. La piccola esperienza mia che ho fatto a livello di indicazione è che nel posto in cui lavoro, che è stata la Caressa del 68, venne un ente di ricerca con 1500 persone, in maniera pesante il discorso del reddito del quoziente familiare, perché non è sbagliato, è il fatto che non è stato applicato, che vigliaccamente l'hanno tradito. Quoziente familiare con particolare riferimento alle famiglie monoreddito, sui 10 milioni di famiglie monoreddito, io sono convinto che 2 milioni ci votano, se passa il messaggio. Anche i più deficienti capiscono che hanno interesse a votare. Siccome tutto quello che tocca le tasche cambia i costumi, io direi di puntare assolutamente in maniera pesante. Intanto, scusate, faccio una comunicazione di servizio. Nicola è ancora in zona? Sì. Se fate la raccolta intanto e cominciate ad avviare, noi stiamo facendo anche la raccolta della certificazione, quindi se cominciano piano piano i candidati a radunarsi intorno a Nicola e a firmare quello che c'è da firmare. I nostri candidati alle elezioni. Dico con chiarezza al nostro amico che ha perfettamente ragione, infatti la nostra seconda proposta dopo il reddito di maternità è il quoziente familiare. Perché è anche molto facile da spiegare che è ingiusto che un singolo che guadagna 30.000 euro paghi le stesse tasse di un padre di famiglia con quattro figli che guadagna 30.000 euro. Ed è talmente ovvio che ci sia il quoziente familiare, trovo giusto il reddito di maternità, dunque vi voterò. Quindi probabilmente aggiungere questo elemento che è il riferimento alla nostra fede può essere persino pleonastico, però è l'elemento che ci dà forza. E quando noi passiamo la giornata a doverci difendere dalle fake news, e chi sta su Facebook, no? Vedo Anna Ciappa che mi ha difeso l'altro giorno sull'invenzione totale di un povero cretino, vabbè, lasciamo stare. Totali invenzioni. Qui noi saremo finanziati elettoralmente dal PD e per essere proprio che fanno cadere le braccia. Le puoi sopportare solo se hai fede. Lo sa Nicola, ogni tanto io sbraito perché certe volte ti saltano proprio i nervi, perché non la reggi tutta questa pressione, è complicato gestire tutto questo tutti i giorni con l'attacco violentissimo che viene fatto tutti i giorni dal fuoco nemico, i vari siti che conoscete, LGBT e compagnia, e anche dal fuoco amico che tutti i giorni decide di prendere una persona di punta e cerca di far sì che gli saltano i nervi. Se non hai fede non la reggi questa cosa, se non hai fede non vai avanti su questa battaglia, questo è l'unico elemento che rende decisivo l'elemento, il fattore dell'essere religiosamente interni a una comunità che poi ti sostiene, ti dà forza nei momenti in cui dici no, sai, adesso vorrei mollare. E penso, Antonio, che però, come dire, la razionalità abbia la sua forza, no? Oggi mi ha scritto un giornalista molto autorevole, molto molto importante, adesso non vi farò il nome perché mi ero messo in testa che l'avrei candidato al Parlamento con noi, lui ha declinato questo invito, no? E lui ha detto, io nel motivare questa sua scelta, dice, credo che gli italiani vogliano estinguersi, che della famiglia non sappiano più che farsene. Ti invidio e ti ammiro per la tua voglia di combattere la battaglia cestertoniana del 2 più 2 fa 4. Io non ho più la tua forza, non ho vocazione, non ce la faccio a insegnare le addizioni a somari sordi. Bella. Una bellissima risposta. Una bellissima risposta. È una bellissima risposta di uno che sa scrivere. Ma io non mi rassegno. Io continuo a pensare che se noi andiamo in giro a dire che 2 più 2 fa 4, questo argomento abbia una sua forza, che continui a essere convincente rispetto a chi vuole dire che 2 più 2 fa 83. Io credo che noi nella razionalità, unita, lo ripeto, all'amore esigente del cristiano, possiamo costruire le condizioni di una comunicazione efficace che sia capace di parlare persino ai somari. E ai somari sordi, perché alla fine l'evidenza del bene credo che possa prevalere in questo oceano di male. Davvero grazie. Grazie. Grazie.
No, volevo dire, proprio per questa esigenza di portare avanti il bene, sarebbe opportuno anche cercare più unità, fra, più unione fra le varie fazioni, anche cattoliche, proprio perché si possa raggiungere questo 3% e magari superarlo. Ecco, voglio dire, tutte quelle cose che io sono una persona che su Facebook ci va, sento anche la tua diretta la mattina, ma vedo anche tante persone che non sono d'accordo col PDF, col Partito della Famiglia, però sono stati i fautori dei vari Family Day, per cui bisognerebbe cercare di unirsi. Sono d'accordo. Posso? Un attimo, buongiorno, grazie. Buonasera a tutti. Volevo dire una cosa. Bisogna andare all'attacco. L'area del testimone. Al microfono, okay, va bene. Che non prende. È talmente brutta, è evidentemente così schifosa che è facile mettere le persone metaforicamente al muro di fronte a questo. Allora, cosa voglio dire? Allora, negli anni 60 era colpa dei cattivi cristiani se i poveri non erano poveri, se le donne erano sfruttate, erano menate dai mariti, ok. Adesso bisogna dirlo. Guardatevi intorno, i vostri figli, le vostre famiglie. Questa non è una realtà cristiana. Perché a noi ci dicono, tu stai zitto, tu sei cristiano, la messa è marginale, se parli ti impicci, se parli fai invasione di campo. È vero, siamo marginali, questa non è una società cristiana. I mali che tutti voi soffrite nelle vostre famiglie, nell'educazione dei vostri figli, nel futuro dei vostri genitori e anziani, sono derivanti da una società non cristiana. Bisogna incominciare a dirlo. Basta difendere quello che sarebbe potuto essere o i valori. Questa è una difesa, bisogna partire dall'attacco. Sono d'accordo, anche con te. Allora, se mentre le persone fanno la domanda, tu chiudi il microfono, non c'è ritorno, capito? Poi io chiudo questo e tu riaccetti quello. Se basta la puntata un po'. Fare sempre. Veloce. A parte, volevo dire una cosa del Family Day, che è stato caratterizzato dal fatto che volevamo proporre qualcosa in positivo, cioè non vogliamo noi attaccare gli altri, noi vogliamo proporre qualcosa di positivo. Quando abbiamo fatto i Dico nel 2007, quando è stato fatto il Family Day del 2016, quindi questa cosa ci dovrebbe poter distinguere dagli altri, il fatto di essere diversi con una proposta. Noi non siamo contro, noi siamo a favore della famiglia, non siamo contro i gay, contro i trans o contro... sono affari loro, purtroppo sono affari loro perché stanno soffrendo, però noi dobbiamo dire che siamo a favore di qualche cosa, a favore della famiglia, a favore delle unioni eterosessuali, eccetera. Un'altra cosa che volevo dire è questa, diciamo che se facciamo questi gruppetti di 7, 14, 21, 28 persone, come dicevi tu, e magari ci viene sollevato, perché appunto noi siamo sempre un po' attaccati, no? dai nostri amici, dai nostri conoscenti, eccetera, e ci dicono, ma tu stai sponsorizzando il popolo della famiglia, stai seguendo una persona che è un ex giocatore di poker che è sposato due volte, ma questo predica bene, razzola male, la classica definizione. Io non vado molto su Facebook perché mi sembra un paese, molto probabilmente questa domanda già è stata fatta, il problema è stato posto, però io vorrei sapere come ci poniamo davanti a questa cosa, questo breve. La risposta è molto semplice, perché tu sai che il padre della Chiesa era un assassino di cristiani, quindi era un po' peggio di un giocatore di poker, per cui il dato fondamentale è che non sta andando dietro a nessuno.
lo vedrete a lezioni, troverete tutti i simboli in cui c'è il simbolo Berlusconi presidente, grosso così, il simbolo Scon Pietro Grasso, il simbolo Fiamma Meloni, il simbolo Salvini premier. Non c'è scritto niente sul nostro. Una mamma, un papà, due figli, il popolo della famiglia. Questo siamo noi. Questo siamo noi. Poi, il Signore ha voluto che le mie esperienze di vita personali mi abbiano convinto e fatto avere le cicatrici, quelle vere sulla pelle, quelle derivanti non da storie marginali o questioni secondarie, quello in cui famiglia scorre sangue, in cui si muore, in cui il dolore è incommensurabile. Allora da quelle cose esci o convincendoti che quel dolore non lo supererai mai, o cercando di capire da quando sei stato infilato con la testa nel cesso dell'irrazionalità. E allora lì cominci a avere un percorso. E il Signore semplicemente ha deciso che in qualche modo io potessi dare una mano, perché so come si fa. La differenza fondamentale è sapere come si fa a fare queste cose qua. Si chiama in americano know-how. Se non hai il know-how, tutta sta cosa, a Faenza, a Bolzano, a Siracusa, a Canicattì, a Sardegna, ai Marche, al Friuli, ma chi la fa? Serve uno a cui hanno rovesciato il cavallo, cioè è finito sotto, ammazzava cristiani e ha detto: Gesù Cristo mi ha salvato, tutto qui. Le peggiori leggi della storia italiana sono state fatte tutte con il sostegno dei cattolici, quindi parliamo del divorzio, dell'aborto, Cirinna, sì, stanno in chiesa con me la maggior parte, votano PD, sì. penso, è un dato di fatto, allora, sappiamo bene. Io come mi pongo quando, cercando di parlare con questa gente che ormai non ci si parla più mai, però insomma, se volessi parlare di questo, quando ti dicono: io con i fascisti non mi ci metto, con i leghisti non mi ci metto, con Berlusconi non mi ci metto, in fondo Gentiloni ha governato bene, Renzi è uno che ha i numeri, per in fondo mi dicono che io il mio voto lo dia al popolo e alla famiglia, qual è il risultato concreto? Tra l'altro, questo per quanto riguarda quelli che votano PD, quelli che invece votano non PD potrebbero dire: ma i voti che io do a Popolo della Famiglia li tolgo a il gruppo di centrodestra, che magari potrebbe benissimo contrastare e vincere le elezioni. Ma come mi pongo? Beh, io domanda centralissima, e così ci entriamo nel cuore dei problemi, perché allora, voi mi avete presente quella campagna elettorale, una campagna tra idee contrastanti, sì, questo avete capito, cioè, quindi non è che potete pensare: io do la mia opinione e tutti dicono bravo, bravo, votiamo per te. Non funziona così, gli altri hanno un'altra opinione. E bisogna convincerli. Noi tra l'altro non è che pretendiamo di convincerli 100 su 100, noi vogliamo parlare al paese e convincerli quei 3 su 100, sapendo che il 97 saranno ostili alla nostra posizione, o il 96, o il 95, o il 94, speriamo di prendere magari il 6, ok? Quindi voi sapete, quando parlate a 100 persone, 94 saranno persone ostili a ciò che dite. Ancora una volta, l'elemento fondamentale è la razionalità. Togliete voti al centrodestra, l'argomento più banale, più, no, che viene ripetuto, bla bla bla. Nel 2013 è accaduta la stessa identica cosa, le elezioni erano fatte così: non c'era il Popolo della Famiglia, c'era il centrodestra, c'era il centrosinistra, c'erano 5 Stelle, identico oggi. Si è usciti dalle elezioni, si è fatto un governo centrodestra, centrosinistra, di larghe intese, d'accordo, è andata così, siamo tutti testimoni, Italia, non con Alfano, con Forza Italia dentro, insieme al centro-sinistra, che poiché insieme non possono governare nulla
delle emergenze di natura economica, perché hanno opinioni differenti, su quale sono concentrati? Prima legge, l'omofobia, prima legge di quel Parlamento. 2015, divorzio breve, la legge sul divorzio breve, sai quanti voti contrari ha avuto al Senato? 11, cioè l'hanno votata tutti, tutti. 2016, il voto sulla legge Cirinnà, con quelli eletti al centrodestra, determinanti. 2017, voto sul biotestamento, sai quanti sono gli eletti di centrodestra? 240. Quanti sono i voti contrari alla Camera? 37. Se tu vuoi ripetere quell'errore, lo sto dicendo all'interlocutore immaginario tuo, rifai lo stesso percorso e avrai esattamente lo stesso esito. Avrai un governo di coalizione centrodestra-centrosinistra che non governerà nulla delle emergenze, e la legge sull'omofobia sarà la prima legge, e la prima legge sarà approvata da un ramo del Parlamento e pure dall'altro. E poi sai quanto sono gli iscritti al gruppo interparlamentare per la droga libera? 225. Sai chi è il capo del gruppo interparlamentare della droga libera? Un colonnello di Gianfranco Fini, passato adesso a fare il sottosegretario di Renzi. D'accordo? Se voi volete scegliere la politica tradizionale, ma chi, tutti possono farlo, è semplice. Per quelli che erano al Family Day e che dalla politica tradizionale sono stati traditi e lo hanno visto con gli occhi, oggi votare quella coalizione che eleggerà di nuovo Maurizio Lupi, Enrico Costa, Flavio Tosi, Enrico Zanetti, gli stessi, quelli che stavano là, Renato Schifani, gli stessi, li volete riportare? Volete che siano loro di nuovo? Benissimo. Oppure c'è un'alternativa. Oppure metti una zeppetta nel sistema e lo fai saltare e rendi determinante la difesa di questi valori. Questa difesa si chiama popolo della famiglia. Chiedo perdono un attimo perché volevo fare un po' una rettifica, faccio brevissimo, e volevo rispondere e fare anche una domanda, no? Perché io ho questa sensazione, secondo me, diciamo, questa passata legislatura ho un'idea forte, nel senso che secondo me è stato il peggior governo che ci sia mai stato in Italia per tutto quello che ha fatto. E la risposta anche alla persona che diceva per esempio magari morti, gioca a carte, il poker eccetera, io vorrei ricordare che c'è un presidente del consiglio che ha favorito la moglie per entrare a scuola, ma questa è una delle tante. C'è stato un governo che ha messo un ministro dell'istruzione che per fare una battuta forse è stato all'asilo, cioè questo governo ha fatto delle cose, ha pagato la gente con i voucher, cioè non so se voi vi rendete conto, pagare la gente con i buoni, cosa mai successa in Italia, mai, mai successa, cioè io non lo so, la domanda è proprio questa, cioè caro comprendere, cioè sto governo è terribile, questo è questo, chiedo qual è l'impressione. Non mi devi convincere, cioè chi ha scoperto i titoli di Valeria Fedeli, il cosiddetto ministro dell'istruzione, lo trovi su questo palco, cioè abbiamo dato materiale a Crozza per decenni, diciamo adesso, vorrei avere una royalty, diciamo, di diritti d'autore. Per cui noi il nostro giudizio su questo governo è anche, dobbiamo dire, è ovvio che è il peggiore possibile, com'è il giudizio che diamo alla domanda che ha fatto Gianni Fiori quando chiedeva il giudizio su questa legislatura. È evidentemente un giudizio che è assolutamente pessimo, e hai perfettamente ragione a dire quello che hai detto. Aggiungo una piccola cosa, che è molto fastidioso che le cariche istituzionali, cioè il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, siano tutte e due insieme nel partito di estrema sinistra. Questa è una cosa che io ho trovato proprio il culmine di una irritualità assoluta, perché non era mai accaduto nella storia repubblicana che avvenisse una cosa del genere. Mi auguro davvero che insomma anche gli italiani su questo si accorgano che c'è qualcosa che evidentemente non va nella sinistra italiana. Io volevo soltanto... Mi sono perso la voce, dov'è? Scusami. Sì, scusa, mi sono alzata un tanto. No, no, io volevo soltanto dire che in anni non sospetti mio marito ed io abbiamo messo al mondo 6 figli
E ricordo che i miei colleghi e le mie colleghe dicevano, chissà lo Stato come vi cura. E non te dico, c'è la certezza lassare con le tasse perché superiamo il reddito. E questo è stato ed è ancora oggi, perché io percepisco la pensione di reversibilità e ultimamente la mia ultima figlia ha compiuto 18 anni e quindi mi hanno tolto 600 euro. E io ho 3 figlie a casa adesso e le altre due vivono fuori casa, una è deceduta 2 anni e mezzo dopo che era morto il padre e quindi io adesso mi ritrovo con un tot e devo portare avanti questa famiglia. Ora, non solo lo Stato appunto non mi ha mai dato niente, ma io ho dovuto dare tantissimo allo Stato in cartelle esattoriali dopo che è deceduto mio marito, sul TFR di mio marito, sulla contingenza mia perché per un tempo ho fatto il part time per stare con i figli. È stato, io sono dal 2010 che pago trimestralmente, non so quanto ho pagato, forse finirò adesso nel 2018 ad aprile. Ora io dico, questo Stato che pensa, intervengo solo per questo, che pensa che le famiglie si aprono alla vita solo perché promette o solo perché adesso si sta preoccupando che non si fanno figli in Italia, ma questo lo pensavo già all'epoca. Io ho fatto i figli perché ci avevo fede, non perché mi preoccupavo che lo Stato mi avrebbe dato qualcosa. E ancora oggi penso questo. Questo è un principio davvero importantissimo, infatti questo piccolo libro riporta i dati statistici della natalità in Italia. L'anno con cui abbiamo fatto il picco di natalità nella storia italiana è stato il 1946. È incredibile se uno ci pensa, no? Perché le condizioni economiche erano tragiche. L'Italia non si mangiava, l'Italia era sotto le macerie, l'Italia veniva da un'esperienza di guerra civile, da 5 anni di guerra mondiale, ma esattamente quello che diceva lei, signora, si è aperta a un'idea di speranza, perché dopo la notte della libertà che citavo prima, c'è una luce, c'è una speranza, i ragazzi tornavano dal fronte, trovavano le loro donne, le loro mogli, facevano l'amore, nascevano i figli, perché si voleva ricostruire quel paese. Quando io ho citato gli anni 80, era perché i nati del 1946, 47, 48 e 49, 6 milioni di nati, i quarantenni degli anni 80 avevano costruito un paese straordinariamente forte che era quarto dopo Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna, Italia, ed è un paese incredibilmente forte perché si basava su quella cultura della vita. Nel 1978 approviamo la 194, dal 1978 a oggi sono stati uccisi 6 milioni di bambini. Oggi ci ritroviamo con un'Italia che è 26esima su 27. È ovviamente così, non lo capiscono che è direttamente collegato tutto questo. Se tu non hai le forze giovani che innovano, crescono, fanno, arano questo paese, seminano e raccolgono frutti, questo paese è destinato a essere deserto. Ed è davvero un crimine, perché più lo giro questo mondo, più questo è il paese con la più grande forza, radice, storia, bellezza che ci sia in tutto il nostro pianeta. E l'ho girato davvero tutto, da Singapore al Brasile, sono stato a vivere negli Stati Uniti, sono un cittadino col passaporto australiano, ho scritto qualche giorno fa, sono figlio di viaggi intercontinentali. Più attraverso tutto questo mondo, più vedo in Italia la forza della bellezza di una radice così profonda come la radice cristiana, che in millenni ha costruito tutto questo. Vedete, voi sarete rimproverati durante questa campagna elettorale di essere
bigotti e retrogradi. Il motivo che va di moda adesso è medievale. Esatto. Siete medievali, no? Giusto? Sì. Allora io ho deciso di cominciare a mettermi addosso la corazza, la mia cavaliere medievale, diciamo. Tanto sono aiutato, no? Quindi mettiamo quella. E di difendere il nostro meraviglioso medioevo, delle nostre abbazie, di San Benedetto da Norcia, che ha irradiato sapienza. Ieri ero in Emilia Romagna, ricordavo che Alma Mater Studiorum, prima università della storia dell'umanità dell'anno 1000, Medioevo, a Bologna. Poi pensavo, lo dicevo ieri agli amici Valentini, che io la simpatia per la Chiesa, non c'è niente da fare, io ho sempre detto, se anche mi dimostrassero che è tutta una favola, e io avrei come poster in chiave da Gesù Cristo, non c'è niente da fare, perché proprio non funziona, diciamo. E ho una simpatia per i papi quelli infami, quelli, no, avete presente Dante, mette Bonifacio VIII, lo odiava proprio Bonifacio VIII, lo butta giù nelle male bolge, ed era un papa, no, non proprio, no, lo stinco di santo Bonifacio VIII, era cattivo, era simoniaco, pensava ai soldi, però no, Dio c'ha sempre sta cosa, che c'è l'eterogenesi dei figli, c'è Dio di mezzo di là. E allora papa Bonifacio VIII, con tutta la sua cattiveria e simonia, è quello che inventa nel 1300 il giubileo. Il primo giubileo della storia della Chiesa è il 1300, lo vuole Bonifacio VIII, e lo vuole perché vuole fare soldi, vuole fare arrivare pellegrini da tutto il mondo a Roma. E non è che arrivi con Freccia Rossa, non sono arrivato io, cioè devi arrivare faticandotela, e quando arrivi sei magari stracciato, non ce la fai più, e infatti il 1300 arriva tanta gente, tanti pellegrini non ce la fanno più. Allora quel cattivone di papa Bonifacio VIII apre il primo ospedale della storia dell'uomo, Santo Spirito in Sassia, 1300, apertura di un ospedale, ed è 717 anni dopo, ancora oggi, quando andate a San Pietro, quello Santo Spirito in Sassia che trovate arrivando alla via della Conciliazione, è sempre quello, perché la nostra radice è profonda, è profonda. È la radice fatta di umanità, di senso del dovere della giustizia, di solidarietà, per cui se da quella finestra lì, se adesso si andasse a voler lanciare anche il nostro peggior nemico, il nostro istinto sarebbe quello di trattenerlo dal compiere un atto che sia per lui autolesionista, anche fosse il nostro peggior nemico. Nelle altre culture invece siamo ormai arrivati, purtroppo lo racconti, non capiamo, moriamo ai figli che fanno l'iniezione letale ai genitori. Nella nostra cultura non è così. I nostri padri e le nostre madri, quando stanno soffrendo, quando non ce la fanno più, quando sono gli ultimi giorni della loro vita, noi li portiamo a casa affinché muoiano tra le nostre braccia, perché il loro dolore è la radice della nostra speranza e del nostro domani. Questo è ciò che siamo noi, ciò che abbiamo costruito nella nostra storia e che oggi dobbiamo saper difendere da quelli che vi dicono che invece tutto il resto è progresso, è novità, è bellezza. Non è così, è inferno, è davvero inferno. La bellezza, il progresso e la novità è qui, in questa terra straordinaria che si chiama Italia, che ha una radice che è cristiana. Grazie davvero, buonanotte. Io so che l'hanno preso, sto qua a piacere.